tutti, io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video. Un pochino in ritardo, ma non fa niente, meglio tardi che mai. Springtime Book Tag, partiamo subito con la prima domanda, che tanto questo video sarà un po' frivolo, ma non fa niente. Ma ripeto, prima domanda. Il sole primaverile, le giornate si stanno allungando e il sole comincia a splendere. Scegli un libro che ti riempie di speranza. Per questa domanda ho scelto La speranza oltre le sbarre. Sono racconti veritieri di carcerati che sono al supercarcere di Sulmona, in provincia dell'Aquila, che non dista troppo da casa mia. E vabbè, che dire, cioè riassume la domanda perché mi dà speranza e, come dice anche il titolo, nonostante parli di persone che in realtà la speranza l'hanno tolta a qualcun altro. Speranza si può parlare di qualsiasi cosa, quindi cioè, in realtà non ci sono parole per descrivere questo libro e niente. Bisogna leggerlo per capire il significato veramente profondo di questo libro. Seconda domanda. Campanule e tulipani. I fiori stanno iniziando a sbocciare un po' ovunque. Scegli un autore o una serie che hai appena scoperto e che vuoi leggere assolutamente di più. Per questa domanda, come avevo già detto in precedenza, quindi probabilmente già lo sapete, un libro, o meglio una trilogia che vorrei continuare a leggere è sicuramente quella della trilogia della Corte di Rose e Spine di Sarah J. Maas. Nonostante non sia un libro perfetto, comunque mi è piaciuto, è un carino e vorrei sicuramente continuare, anche perché da quello che ho letto online, dal secondo in poi, il secondo e il terzo sono sicuramente più belli e più meritevoli del primo. Tutte le motivazioni che mi hanno spinto a pensare che questo non sia un libro perfetto, ma dall'altro lato di voler continuare, la troverete sicuramente nella recensione che trovate su nelle schede. Terza domanda. Una leggera brezza. Le giornate stanno diventando un po' più tiepide, ma sono ancora fresche. Scegli un libro che per te è una ventata fresca. Per questa domanda ho scelto Il profumo delle foglie di tè di Diana Jefferies, un libro che ho letto l'estate scorsa, ma sicuramente più adatto alla primavera. Prima di tutto perché l'ambientazione ricorda tantissimo la primavera, e cioè la storia è comunque leggera, sì, non anche nello stile di scrittura, però c'è comunque un significato molto bello sotto e una storia molto molto profonda, nonostante tutto il resto ricordi appunto questo vento fresco di primavera. E io vi consiglio ovviamente di guardare la mia recensione che è qui nelle schede che ho fatto l'anno scorso per sapere un po' di più su questo libro e sulla mia opinione al riguardo. Quarta domanda. Alberi in fiore. Tutti gli alberi si stanno riempiendo di colori primaverili. Scegli qualche copertina che ricordi la primavera. Come dicevo poc'anzi, recito Il profumo delle foglie di tè di Diana Jefferies, che mi ricorda tantissimo la primavera, non solo la copertina, ma anche la storia in sé. Comunque, per citarne un altro, posso dire anche Tartaruga all'infinito di John Green. Non mi chiedete perché, ma questa copertina mi ricorda tanto la primavera. Nonostante non c'entri niente con la primavera, né la copertina, né la storia, niente di niente, però Tartaruga all'infinito mi ricorda la primavera, questi colori così, non so, non mi chiedetemi perché, ma forse sono io strana. Comunque, andiamo avanti. Numero 5. Maglietta e pantaloncini. Con la stagione calda si mettono vestiti più leggeri. Scegli una short story o il tuo libro corto preferito. Per rispondere a questa domanda ho scelto La donna dei fiori di carta di Donato Carrisi, che è il mio libro più corto che ho preferito. Io lo amo, conta 165 pagine, quindi veramente ci mettete un attimo a leggerlo, ve lo consiglio e lo adoro. Sesta e ultima domanda. A primavera è tempo di nuovi inizi. Quali serie vorresti iniziare a leggere con questa primavera?
ce ne sono veramente tantissime che vorrei iniziare. La mia TBR non smette mai di crescere. Ovviamente la trilogia che aspettavo di più di leggere è stata già letta, che è Nevernight. Posso recitare magari La corte di rose e spine, ma già l'ho detta. Vorrei continuare quella sicuramente. Vorrei continuare Il trono di spade. Insomma, ce ne sono tante. Da iniziare, non lo so, che vorrei iniziare. Non saprei, forse la nuova trilogia di Shadowhunters, il primo libro già è stato tradotto in Italia, che è La Catena d'Oro, forse quella vorrei iniziare, forse Shadowhunters. Bene, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima, ciao!